Signore Gesù, in questo santissimo giorno di sabato, nel quale scendessi negli inferi, rompendo i sigilli delle porte dell'inferno per liberare dalla condanna tutti i giusti, noi ti ringraziamo e ti glorifichiamo e ti chiediamo di mandare su ognuno di noi la potenza del tuo Santo Spirito. Infiammaci con il tuo amore infinito, affinché i nostri cuori sappiano davvero perdonare ogni persona che ci fa del male, benedire chi ci maledice, amare il nostro prossimo come noi stessi e la Santissima Trinità con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la nostra mente. Immergi tutti noi e le nostre famiglie nel tuo sangue prezioso, e rivestici della tua potente benedizione e protezione. Manda il nostro aiuto in questo momento i tuoi santi arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele. Vengano in nostro soccorso, spezzino e annientino, grazie alla potenza concessa dall'Altissimo, ogni legame occulto, malefico, medianico e di stregoneria fatto su di noi e sulle nostre famiglie. Per i santi meriti della tua croce, delle tue piaghe e del tuo sangue e della tua passione, slega, spezza, distruggi, annienta e disintegra ogni male, malocchio, maleficio, fattura e ogni cosa non gradita a te e si trasformino in grazie, guarigioni, liberazioni e benedizioni che scendano copiose su di noi, sulle nostre famiglie e sulle nostre generazioni. Custodiscici sotto il manto santo della Vergine Maria affinché lei schiacci la testa del serpente ed esso sia allontanato dalle nostre vite ogni volta che sarà necessario. Fa, o Signore, che la nostra fede cresca insieme alla nostra umiltà. Donaci un cuore pronto ad amare e a perdonare. Mettici sotto il potente patrocinio di San Giuseppe e concedici di pregare con fede e gratitudine con te oggi, come 2000 anni fa, la preghiera che ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.